Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video dei prodotti smaltiti degli ultimi 2 mesi, quindi maggio e giugno. Come sempre sono nella busta di collezione di Natale di Kiko di qualche anno fa. Sono diversi perché ovviamente sono 2 mesi, quindi sono differenti, sarà un pochino lungo come video. Giù nell'info box vi lascio la descrizione dei nomi completi dei prodotti che vi sto per mostrare e dei prodotti che esiste già la recensione. Troverete sia giù nell'info box il link che vi rimanda al video dove ho fatto la recensione del prodotto e accanto il minutaggio esatto della recensione se la volete sentire, altrimenti qui in video apparirà il link cliccabile che vi rimanda al video della recensione al minuto esatto. Se vi interessa potete cliccare, questo video si interrompe e parte l'altro, poi se vi va potete tornare. Allora, la prima cosa che spunta è questa confezione della seta blu. Sono salviette struccanti con soffice tessuto annidodate con estratti di aloe vera. Questa è la confezione grande da 40 pezzi. Poi esce anche la stessa confezione, però in piccolo, questo dovrebbero essere una ventina di pezzi, sì, 20 salviettine, sempre tessuto annidodate, sempre con estratti di aloe vera, sempre della seta blu. Mi piacciono molto questi prodotti della seta blu, ormai li vedete tantissimo all'interno del mio canale perché sono made in Italy, costano poco, io li trovo, mamma li trova tutto 99 centesimi, quindi non è una spesa esagerata e poi sono efficaci ed efficienti. Se le mie salviette sono leggermente poco umide, basta tenere la confezione a testa in giù. Queste qua piccoline hanno un adesivo molto forte, quindi per tutto il tempo, anzi ora è un bel po' che sono aperte, ma comunque è resistente come adesivo, quindi durano belle pregne fino alla fine. Poi della Sant'Angelica ho finito la crema idratante Hydro Adapt Skilt, trattamento nutri adattatore profondo SPF 15, che mi è piaciuto tantissimo. Poi della Clinianth, la mia clinica della bellezza, se qualcuno si ricorda la pubblicità, oh, è bellina. Comunque questa è l'Hydra Basic, un gel detergente rinfrescante con minerali e acqua di tè bianco per pelli normale e miste, che pure mi è piaciuto tantissimo. Poi della Terme di Sasso Maggiore, uno spray rinfrescante per le gambe, l'ho usato tantissimo, l'ho finito ora negli ultimi 15 giorni, però l'estate scorsa mi ha salvato per le mie gambe pesanti, è stata veramente una manna dal cielo. Della Schultz ho finito il balsamo Samora vivante, capelli più morbidi senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivati dal petrolio, 100% camomilla bio, cura dei capelli chiari, naturale, efficace, sicurezza, delicatezza, va bene per capelli chiari. Adoro di questi prodotti il profumo di camomilla che rimane anche sui capelli. Un'altra confezione di salviette struccanti, queste della Laurella, salviette struccanti viso, occhi e labbra, non parabeni, la linea è la Visage, miscela multivitaminica antiradicale con provitamina B5 e vitamina E per tutti i tipi di pelle, anche sensibile, dermatologicamente oftalmologicamente testate anche per occhi sensibili. Effettivamente io porto lentine e dopo, quando mi tolgo le lentine, vado a struccare, ho comunque gli occhi leggermente sensibili, comunque avendo avuto la lentina nell'occhio per tante ore sono un pochino rossi e queste non esagerano il fatto di avere gli occhi rossi. Il tessuto era nidodape elasticizzato con effetto cutaneo massaggiante, rimuove anche il trucco waterproof, effettivamente rimuove tutto, tipo un trucco come oggi bello pieno sia sul viso che sugli occhi, lo rimuove con facilità una sola salvietta, io tutto questo lo riesco a rimuovere. Ha estratti di camomilla con olio di mandorle, che dirvi più. Mi piacciono anche, questa è una delle marche che più utilizzo come salviette struccanti. Poi ho finito della Dental Care gli archetti interdentali. Ne erano 20, praticamente ognuno dice che è monouso, io quindi con uno di questi
potevo pulirmi entrambe le arcate dentali e poi andarlo a cestinare. Il più delle volte, per poter pulire l'intera bocca, ne avevo bisogno almeno di 4, perché ogni 2-3 dentini si rompeva l'archetto e dovevo prenderne un altro. Sono state rare le occasioni in cui con un solo archetto sono riuscita a fare una sola arcata dentale, però erano facili da gestire, a parte per dietro preferisco i fili interdentari classici che sono più facili, però anche questi, aprendo leggermente la bocca così, si riusciva a fare. Poi ho finito della Sensodyne il Multicare, il dentifricio per denti sensibili. Di solito non mi mostro mai i dentifrici perché oddio, mi stavo affogando da solo. Scusate, di solito non mi mostro mai i dentifrici perché ovviamente li finisco con l'aiuto della mia famiglia e tante volte mio padre è agente di commercio dei dentisti, quindi spesso e volentieri abbiamo tanti campioncini prova e quattro persone, tre persone, il campioncino ci dura pochissimo, 2-3 giorni, quindi rischierei di tenerli tutti qua, però poi sarebbe tra virgolette una bugia dirvi in un mese ho finito 15 piccoli dentifrici da 20 ml, perché ovviamente l'ho usato io, l'ho usato mio padre, mia madre, quando c'è mia sorella, quindi vengo aiutata. Invece in questo caso questo dentifricio l'ho usato solo io, perché sono io quella che soffre di disturbi o i denti sensibili e quindi l'ho utilizzato solo io e mi sono trovata benissimo. Io ho questa parte alta molto più sensibile rispetto a tutto il resto della bocca e non posso godermi né una Coca-Cola fredda, ghiacciata, né un tè congelato o di contro anche il caldo, però di solito soffro di più il freddo. Invece, durante l'utilizzo di questo dentifricio, che ha anche un buon odore, ora che mi ricordo, la mia sensibilità era molto, molto di meno rispetto al normale, quindi è stato abbastanza curativo sotto questo punto di vista. Poi in generale non ho carie, non ho nulla, però non è che in un mese ti distruggi la bocca, ma non credo che sia un brutto dentifricio, togliendo il fatto che è per denti sensibili. Poi ho finito della B Makeup, il solvente per smalto, un po' puzzolente ma efficace. Poi ho finito una confezione di filo interdentale no name, nel senso che questo era un prodotto che avevo dato a mio padre durante una fiera, quindi non c'è neanche il marchio, perché era un regalo così da dare a colleghi. Poi ho finito della Yves Rocher il fondotinta Pure Light. È il fondotinta luminoso effetto seconda pelle. Poi ancora della Yves Rocher ho finito questo bagno doccia la mela caramellata. Questa è un'edizione limitata in confezioni piccole che mi è piaciuta relativamente. Una matita per gli occhi, non c'è scritto neanche più la marca perché ovviamente temperando, temperando è venuta via la marca. Comunque era una matita bianco gesso che usavo tantissimo sotto l'arcata, a volte anche per fare una linea simile liner sulla palpebra, poco e niente all'interno perché non mi piace l'effetto bambola. Ho finito ancora del Voco il Lip Balm SPF 20 completamente scavato. E ho finito dell'ancora Yves Rocher lo smalto Blue Pavon, questi qua piccolini, che ho adorato questo smalto per quanto concerne il colore, ma ho odiato questo smalto per quanto concerne la penetrazione dei pigmenti sulle unghie. E infine ho finito, anche se questo praticamente l'ho preso agli sgoccioli, un rossetto della Pupa. Come ti chiami? Non si legge più neanche. Divina's Rouge. Era di mia sorella, era rimasto a parte il culetto all'interno, leggermente la parte di sopra, l'ho finito io. Era un rossetto abbastanza resistente sulle labbra, mi piaceva
piaceva come, anche come effetto semi opaco. Ok, prodotti degli ultimi 2 mesi finiti, è finito il video. Spero che le recensioni che avete trovato i link da queste parti vi siano state utili. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Scusate se ho parlato velocemente, ma oggi è serata di video, devo registrare ancora 2 video, quindi andavo veloce, altrimenti perdo questa luce naturale che fa un bel effetto, eh? Ok, ci vediamo nel prossimo video e vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!